Benvenuto su questo video, siamo oggi in Lituania, abbiamo appena fatto un seminario e gli allievi avevano una domanda che fosse interessante per voi per spiegare. Nel CISAP, prendiamo il Danci come esempio, nel Danci o nel CISAP, prima importanza è come attaccare, molti fanno così, fanno un spinto, allungano il braccio così e non prendono neanche l'avversario. Quando uno fa così non ha senso a difendere. Prima cosa è usare il corpo in modo giusto, non spingere ma tirare, invece di fare così. Perché l'attacco del palmato normalmente è qua. E devi essere in grado di applicare. Quando fai così, per un combattimento, forse lo puoi spingere l'altro via, ma non è un attacco. Questo sarebbe un attacco. Quando lui mi tira un pugno, questo palmato là dentro è un attacco. No. La difesa diventa anche un po' più diversa, no? Quando uno tira è molto importante che assorbi, non va incontro. Chanzo vuol dire gomito che sinking elbow, che in italiano vuol dire gomito che affonda. Sinking elbow. Allora prendi la forza. Quando lui tira, prendi, sì, absorbi e prendi la forza. Poi è un'altra confusione che ci stanno le persone che pensano quando lui dà il palmato di là devo fare un cham, quando lui dà il palmato di là devo fare un cow e queste cose non ha senso per niente. Io voglio attaccare la linea verticale o il punto deboli che sono a fianco della linea verticale, qua plexus o qua wilso, tutto gli organi vitali. Ma io posso scegliere quale difesa preferisco in quel momento, perché non ha senso per lui per attaccare la mia spalla, non ha senso per lui attaccare la mia spalla di là. Allora posso scegliere, lui va sul punto, diciamo plexus adesso, io posso scegliere, faccio vai, cham o on o cow, vedo? Fai meglio, un po' meglio, vai, o cham, on, cow, vedo? Il punto che viene attaccato sono sempre gli organi deboli, poi scelgo io quale difesa, cham, on, cow. Non ho bisogno di un spinto di là, un spinto di là, che va contro il principio di Vincent. Voglio attaccare la linea verticale, non voglio attaccare la spalla o aria. Grazie.